è abbastanza surreale che chi governa proponga di rinunciare ad un pezzo di risorse, invece che non perdere nemmeno un secondo a mettere in fila procedure necessarie e interventi su cui fare investimenti, si ragiona su a quanti soldi rinunciare. È questa l'inadeguatezza che spesso denunciamo. Denuncia tra l'altro il Terzo Polo, che dal primo giorno direttamente alla Premier Meloni ha dato la disponibilità a dare una mano sul PNRR, mettendo in fila anche la possibilità di ampliare l'utilizzo delle risorse, ad esempio per rimontare Industria 4.0. Ecco, dovremmo essere impegnati a come fare a non perdere nemmeno un centesimo, piuttosto che proposte bizzarre come quella che ho sentito in questi giorni.